Mario Serpa e Claudio sono a Uomini e Donne, pace fatta con Maria De Filippi. Avvistati, Mario Serpa e Claudio sono negli studi di Uomini e Donne, pace fatta con Maria De Filippi. Maria De Filippi è davvero arrabbiata con Mario Serpa e Claudio Sona? Di questo tanto si è parlato negli ultimi tempi, soprattutto quando il settimanale Oggi aveva pubblicato la notizia di un possibile allontanamento di Mario dalla trasmissione. Pur non avendo fatto nomi, era facile intuire, fin da una prima lettura del giornale, che la persona a rischio fosse proprio lui, ovvero l'ex corteggiatore. Molti, poi, avevano anche associato questa cosa al ritorno di fiamma tra lui e Claudio Sona. Per quale motivo? Per capirlo dobbiamo fare prima un passo indietro, a quest'estate, quando Claudio si è dovuto difendere dalle accuse mosse nei suoi confronti dal suo ex, Juan Sierra. La polemica, che aveva coinvolto Claudio Sona, accusato dal suo ex di avere avuto una relazione con lui durante la sua permanenza sul trono, aveva infastidito la redazione di Uomini e Donne. Era un caso, inoltre, che il possibile allontanamento di Mario fosse arrivato proprio dopo essersi rimesso con Claudio? Poteva essere dunque questa una conseguenza? Ad oggi, però, queste restano solo voci di corridoio e supposizioni. Qualche minuto fa, infatti, Mario Serpa ha postato su Instagram Stories alcune immagini dove, agli occhi dei più attenti, non è sfuggito un dettaglio rivelatore. L'opinionista, insieme a Claudio, si trovava proprio dietro le quinte di Uomini e Donne. Uomini e Donne anticipazioni, ecco chi ci sarà oggi in puntata durante la trasmissione. Oggi negli studi di Cinecittà si registra una nuova puntata di Uomini e Donne. A prendere parte alla trasmissione sono stati invitati le coppie nate quest'anno a Canale 5. Quello che sappiamo finora è che in studio ci saranno Alex Migliorini e Alessandro D'Amico, Angela Caloisi e Paolo Crivelline, probabilmente anche Mario Serpa e Claudio Sona. Quest'ultimo infatti potrebbe essere stato inviato dalla trasmissione per partecipare alla puntata delle coppie oppure, al contrario, essere lì solo perché ha accompagnato il suo fidanzato. In ogni caso, comunque, la sua presenza dietro le quinte conferma una cosa, se è vero, che Mario e Claudio erano ai ferri corti con lo staff della De Filippi ormai, è ufficiale, pace è stata fatta.